Sto per affrontare un lungo viaggio. Visto che qualche giorno fa il mio migliore amico Valerio Mazzei si è trasferito a New York. E niente, si trova da solo in America, dall'altra parte del mondo. Sono le 3 di mattina e ho deciso di andare a fare una sorpresa. Sapete quanto io amo viaggiare e perché no? Perché non presentarmi tra un bel po' di ore sotto casa sua? Good morning. Good morning. Fai check out. Yeah, I'm just transferring Yeah. something. Ok, perfetto. Il viaggio di oggi sarà un'odissea. Anche perché ho organizzato tutto all'ultimo e fare un viaggio last minute non è mai facile. Ma per fortuna oggi non sarò da solo perché per questo viaggio mi ha aiutato Trade Republic. Infatti, grazie a loro sono riuscito a comprare il biglietto in modo semplicissimo e veloce. Speriamo che non me la perdo. Perché per venire qua alle Canarie mi hanno perso a Parigi e sono stato 3 giorni senza. Adesso devo farmi Canarie, Parigi, Charles de Gaulle. Poi da Charles de Gaulle devo andare all'altro aeroporto di Parigi, cioè Orly. E poi da lì andare a New York. E tra un aeroporto e l'altro di Parigi devo riprendere la valigia e reimbarcarla. Quindi io spero non me lo perdano in questo volo. Perché sennò arrivo a Parigi senza valigia, devo andare all'altro aeroporto, poi a New York. Ah, che casino. Meno male che tra tutto questo casino sono aiutato da Trade Republic. È la piattaforma perfetta non solo per investire, ma per gestire il proprio denaro. Parlando di spese, intanto fatemi prendere una cosa da mangiare e da bere, così faccio colazione. Intanto con Trade Republic c'è il cashback, però ne parleremo dopo di questo. Con Trade Republic puoi gestire tutto online. Senza commissioni nascoste puoi risparmiare per viaggi come questo. Per esempio, per le transazioni non in euro. Viene applicato direttamente il tasso di cambio spot fornito da Visa. Non applicano commissioni aggiunte sui tassi di cambio bancari. Offro tasso interesse sulla liquidità del 3,25%. Ci sono varie carte di debito: Classic, Virtual e Mirror. Con il saveback dell'1%. Ovvero di tutta la spesa che faccio, l'1% mi viene ridato e posso investire in un piano d'accumulo a scelta. Aiuto. Tanto scusate, sto parlando piano, ma ci sono una, due, tre persone che stanno dormendo. Uno si è appena svegliato e mi ha fatto un side eye, proprio mi ha guardato così. Ci sta, sono anche le 5 di mattina. Io sto registrando un vlog a fare la sorpresa al mio migliore amico. Voi state dormendo. Lì si vedono dei piedini. Lì un'altra sta dormendo. Vabbè, fatemi finire di raccontarvi quello che vi stavo a E dire. visto che sono all'estero, alcuni bancomat possono aggiungere tasse se prelevo dei contanti. Con Trade Republic ci sono i prelievi bancomat gratuiti e In limitati. In tutto il mondo per importi superiori a 100 È così euro. semplice che posso addirittura gestire i miei risparmi mentre sono in Tanto viaggio. continuo a parlare piano perché ho paura che qualcuno mi riguardi male, quindi vi dico, se ancora non l'avete fatto vi consiglio di dare un'occhiata a Trade Republic, vi lascio il link in descrizione, anche perché è grazie a loro che sono qui a fare questa follia, organizzare un viaggio last minute ed andare a fare la sorpresa al mio migliore amico a New York. Verso Parigi. Prima tappa, Pascal di 6 ore. Mamma mia. Sono carichissimo. Ve lo immaginate, arrivo lì e mi fa tipo: no, che sbatta, volevo stare da solo. Vai via. Sai, vorrei rimanerci molto male. Raga, giuro che quando parlo spagnolo troppo stretto non capisco. Però vado spesso in Spagna e sto imparando spagnolo. Wow. No, la cosa che odio più di tutti, guardate. Gli autobus. Gli autobus dopo l'aereo è la cosa che mi distrugge proprio psicologicamente. Stavolta intera. Orly. Per arrivare da Charles de Gaulle ad Orly, 25,50 euro. Io devo prendere Uber, facevo prima. Mi risparmiavo la sbatta. Dico, voglio fare l'experience, dico sì, prendo la metro, le cose. Sto qui e devo arrivare qui. Comunque una scritta va via, che sarebbe vai via, diciamo che non mi tranquillizza molto. E ci sono vivo, sono arrivato da Anthony. Edoardo Esposito, New York. Ciao amo, speriamo di beccarsi a New York. E che non te la prendi una baguette in Francia? Oh, vedi che tutta. C'è un signore qua davanti che mi ha guardato malissimo mentre facevo sta clip. Sto facendo un vlog, ciao. Non la faccio più. Adesso. New York City.
Valigia tutto a posto. Ho appena videochiamato Valerio per dirgli che sto a New York. Mi sono fatto dare la sua via di casa, perché giustamente sennò non sapevo dove andare. Fa ridere perché Valerio stava a letto e mo si trova a me dentro casa. Dove minchia sta Valerio? L'ho scritto Scenni. Non ci posso credere. 25 ore di volo. Bro, ti devi sbrigare, bro, qua è il ghettaccio. Qua super pericoloso, ma che cazzo fai qua tu? Ma che fai qua tu? Lei abita qua. Dove? Al piano, al primo piano. Perché... C'è la telecamera. Ciao. Perché Airbnb è illegale a New York. E quindi per renderlo legale la proprietà deve campare nell'Airbnb. Buonanotte, fratello. Buonanotte. Prima notte. La prima notte insieme. Tanto, tiè, che stanzina. Ho fatto veramente un'odissea, infatti grazie mille a tutti voi per essere venuti con me in questa fantastica odissea e avermi accompagnato in questo viaggio, e grazie mille soprattutto a Trade Republic per aver permesso tutto ciò. In New York! Visto che sto col jet lag, sto andando a correre tipo alle 6 di mattina. Questo è il nostro salotto! Qui ci sono le due camere, camera di Vale! Camera mia, il bagno, poi venite a vedere il terrazzo sopra che è letteralmente pazzesco, proprio un nostro al volo. Cioè, questo qui si apre, poi si gira ed ecco qua. Che in realtà non è proprio il centro centro di New York, perché in realtà ci troviamo a Brooklyn. Ed ecco qui, questo è il balcone. Adesso però andiamo a Manhattan. Sì, è questa. Sì. Viva l'Est in mezzo a New York! In New York. Ah, sono tutto. No, Subway. Ah, Subway, yeah, this is Subway. Subway, yeah, underground Subway. Ok, andiamo. Io faccio queste donne, ragazzi. Tutte e due. In New York. Quanto è new yorkese questo? Cioè. Oh, che puzza, bravo. Noi adesso dove stiamo andando? Tagliarci i capelli. Perché mi hanno detto che gli italiani a New York rimorchiano tanto. Quindi io mi devo fare bello per stare qui. Perché le dolci donzelle americane non si conquistano da sole. In questo mi sto andando a fare i capelli. Ma che c'è qua? Una parata? No! Ma che è? Columbus Day! Che è? Ma aspetta, fammi vedere. Stasera sono tutte e due. Sono sposato. E allora stasera saranno tutte mie. Allora, se piace l'americane, piace anche a me. Piace, no? Mamma mia che hit, sì. Olè. 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 La nostra avventura newyorkese ha inizio e... Vale, cosa stiamo facendo? Stiamo scegliendo il cristiano da portare qua. Stiamo scegliendo lo sconosciuto da portare a New York. E ovviamente, Vale, dimmi tutto. Il biglietto lo acquisteremo con cosa? Non sei pronto. Non sei pronto, perché lo sai qual è la differenza tra me e te? Te, perché ti ha sbroccato tuo padre oggi? Perché ti ha sbroccato tuo padre? Perché hai un euro ogni pagamento che fai con le commissioni. È vero. Io no, perché grazie a Trade Republic per farmi stare qui a New York e per farmi vivere bene. Lascio il link in descrizione a Trade Republic e noi ci vediamo con un prossimo video newyorkese.